Bentrovati, puntata quella canonica del martedì sera 19.05, in cui per ovvie ragioni, visto che stiamo seguendo con lo speciale la TP Finals di Torino al Pala Alpitour, la registriamo, però volevamo approfittare, visto che è di recente, direi che abbiamo avuto degli ospiti mica male, Renzo Furlan, Capitan Volandri, e adesso abbiamo la possibilità di chiacchierare con una delle persone più belle del circuito, con quel sorriso, quel suo modo affabile proprio, anche se è un po' meno in Italia ultimamente perché è andato a vivere in pianta stabile negli Stati Uniti, però per me vederlo è come ricevere un grande abbraccio. Tutte le volte chiacchierare con lui, Claudio Pistolesi, eccolo qua. Ciao, ciao Dario, non ho parole per ringraziarti. Per me, effettivamente, considera che ti sto abbracciando, ci conosciamo da tanto tempo, è un piacere enorme condividere lo sport che amiamo, il tennis, è cosa che facciamo da tanto tempo, e poi è una cosa molto dinamica, quindi si rinnova sempre, quindi sono più che felice di essere qua con te oggi. E poi c'è una bellissima occasione, un libro in cui si raccontano soprattutto gli aneddoti, ma anche la filosofia, il suo modo di pensare, di Claudio Pistolesi, perché veramente se doveste mai avere la fortuna di andare a cena con lui, è un fiume in piena di aneddoti, perché poi lui li ha vissuti con tanti grandi protagonisti, non soltanto con uno, con due, ma tutto il circuito lo adora, cioè c'è poco da fare. L'ATP comunque ti ha dato anche dei ruoli, no? Da coach, che insomma il tuo parere è molto ascoltato. E c'è questo libro. Allora, il titolo già mi fa venire la prima domanda per te. C'era una volta il parentesi mio tennis, che è un po' anche c'era una volta il tennis, e mi viene da dire. Ma ti piace quel film lì? C'era una volta in America? A cosa ti sei ispirato? O semplicemente il concetto proprio del fatto che quel tennis che hai vissuto tu, io ovviamente mi sono abbeverato, oltre a sentire le telecronache di Trice e Tommasi e di anche altri, Lea Pericoli, Galeazzi, ma vedere il vostro tennis per noi è stata una fortuna enorme e immagino per te ovviamente ancora di più. Però ecco, il titolo anche un richiamo a quel film lì, oppure perché magari ti piace, non lo so, o è semplicemente per definire quell'epoca del tennis? Ma certamente io sono appassionato di cinema, quindi c'era una volta in America Sergio Leone, è veramente il massimo per me, quindi è già solo richiamare quella come hai fatto tu, è un grande onore per me. Ma sì, credo che in tutte le attività umane è importante sottolineare appunto l'umanità, no? Quello che c'è dietro come emozioni, come lo storytelling è molto potente e credo sia anche di grande insegnamento per i giovani. Non è una cosa legata solo al passato, è una cosa molto presente. C'è una parola inglese che si chiama legacy, che mi piace tanto, che è l'eredità, ma non eredità finanziaria, quella è heritage. Questa è l'eredità culturale, no? Quindi finché mi ricordo, se ho 40 anni di tennis in testa, nel cuore, sotto varie forme, come su vari ruoli, parlo di quando ero junior, sono storie di quando ero giocatore, professionista, di quando sono stato coach, sono ancora oggi coach, e di manager dell'ATP, che comunque la parte organizzativa mi ha sempre affascinato anche del nostro sport, che è in continua evoluzione, soprattutto in questi ultimi tempi. Quindi poi penso che il filo conduttore di questi 23 racconti, è una collezione di racconti, tutti diversi fra loro, è un viaggio nel mondo, perché si va dall'Asia agli Stati Uniti, a New York, in tutta Europa, e anche attraverso personaggi famosissimi, leggende, cosiddette leggende, da Connors a Vilas, a Vilander, a Becker, alla Seles, parlo di Brad Gilbert, anche personaggi penso molto interessanti, attraverso i miei occhi, che li ho vissuti da dentro, da cronista privilegiato come avversario, ad esempio di Guillermo Vilas, di Jimmy Connors, e insomma, quando lo scrivevo rivivevo tutte le emozioni di tutte queste storie, quindi spero sia venuto fuori qualcosa di importante come messaggi. Vedrete diversi temi che si affacciano leggendo il libro.
Tra l'altro, mi viene in mente, le domande sono tante, perché poi mi vengono una dopo l'altra mentre tu parli, e questo vuol dire che comunque hai tanto da dire se crei questi spunti. C'è questa cosa, no? Che tu dici, the real pistol sono io, no? Ai tempi in cui c'era quell'altro, Pete Sampras, Pistol Pete Sampras, no? Era chiamato così, e qualche volta gliel'hai anche detto a Pete, no? Guarda che sono io, The Real Pistol, giusto? Sì, no, c'è un episodio, c'è uno dei racconti è questo, ne parlavo ieri proprio con uno dei protagonisti, che è Sergio Palmieri, direttore del torneo di questi Big Four, una volta prima dell'ATP Finals, all'epoca si chiamava Master, c'era a Roma, indoor, pochi si ricordano forse, al Pala Euro, 20.000 persone, quindi era uno stadio indoor importante, si giocava a basket, a Roma basket era forte una volta, pieno, strapieno, i primi quattro del mondo, e ho giocato io. Voi direte che c'entravi te con i primi quattro del mondo. C'entravo perché ero lo sparring partner, facevo da allenavo, c'era Edberg, Becker, Sampras e Ivanisevic, c'erano i primi quattro del mondo. Becker si ammala la sera prima, il secondo giorno, e il biglietto meno caro costava 80.000 lire, che era tantissimo, no? 20.000 persone, quindi mi mandano in campo contro Sampras. Mi dice: guarda, salvaci tu. Quell'anno, quel 92, ho giocato molto bene, arrivato agli ottavi a Roma, al Foro Italico, quindi comunque sono di Roma, quindi pensavo di tappare questa palla buttandomi in campo a me, e mi hanno dato il microfono. Hanno fatto spiegare a me che non c'era Becker. Quindi ho rovesciato la situazione, ho detto: scusate la mia assenza ieri, stavo male, mi ha sostituito Becker, però oggi sono tornato io. Quindi fatti ridere. Con cadenza romana, dico: oh, regà, se ero venuto qua e quindi ho un po' salvato la situazione. E poi a Sampras, che era un campo velocissimo, mi ricordo questo mi faceva ace di seconda, era un campo da basket, quindi l'out era lontanissimo, il muro dietro, e la palla toccava sopra la mia altezza, quindi c'era una potenza di servizio incredibile, no? Di seconda mi faceva ace, un campo velocissimo, io giocatore più da terra. E per farlo rilassare un attimo, ho detto: guarda, lo chiamo Pistol Pete. Guarda, è vero, the original pistol so io, perché il mio cognome è Pistolesi e sono anche 3 anni più vecchio di te, quindi Pistol so io. A lui ha sorriso, si è calmato, sei 2-6-3, insomma, partita perlomeno dignitosa. E Tom Gullickson, che era il fratello del suo coach allora, e purtroppo non c'è più, Tim Gullickson, ancora oggi quando mi vede mi dice: original, mi chiamo original, perché questa cosa è rimasta anche non in Italia, insomma, quindi questo è uno dei tanti episodi, no? Questo che Tra sono l'altro, successi. quell'anno, credo, comunque quegli anni, quando ci fu la finale, se non sbaglio, Becker-Sampras a Roma, proprio nel Roma-Roma, quando Sampras poi vinse il torneo, se non ricordo male, insomma, fece vedere cose incredibili. Sì, lui c'è il 94, 2 anni dopo, Esatto, però esatto. insomma, sì, comunque vinse Roma, sempre vinse Roma. Becker non ha mai vinto tornare sulla terra, forse quella era la sua occasione. Ho visto ieri Becker qui all'ATP Finals di Torino, abbiamo ricordato, siamo lo stesso anno, abbiamo tanti ricordi da junior. Cioè vivo questi personaggi, avendoli conosciuti da piccoli, no? Quindi c'è meno l'impatto di parlare con una leggenda, quindi anche loro parlano a me come amici di infanzia, no? Quindi forse si umanizzano molto nel libro. Beh, tu proprio scarso non eri da giovane, no? Perché insomma, hai primeggiato a livello under 18, Claudio Pistolesi. Ecco, un altro famoso, raccontalo tu perché veramente raccontarlo noi non ha senso. Cioè, con la tua cadenza, con la tua simpatia, con la tua capacità proprio di spiegare le cose, quello col nonno, no? Perché a quei tempi lì. Dalla Florida non è che si poteva parlare così facilmente con la famiglia a casa e c'era il fatto di la connect call, si chiamava, credo, no? Cioè tu dovevi chiedere, guardate, chiamate quello là che poi paga lui, però deve, cioè, non è così immediato, c'è l'operatore che parla in inglese e ti Sì. chiede se accetti la chiamata. Dall'altra parte, se non si ha proprio dimestichezza con l'inglese, non è facile. Io te la introduco così. Però è un episodio straordinario, perché tu lì Sì, vinci no, qualcosa e parli col nonno. è un messaggio. Oggi i ragazzi hanno l'iPhone, eccetera, quindi tutto facile. All'epoca, 1985, viaggiare era molto più complicato, anche comunicare dall'estero, no? Qui c'erano le monetine, oppure in America, mi hanno spiegato, c'era questo collect call, cioè chiamata a carico del ricevente. Però sì, mio nonno, devi pensare, macellaio,
di Roma, radiato da tutte le scuole a 12 anni perché aveva tirato il calamaio in testa al maestro, quindi sapeva leggere e scrivere, ma non manco tanto bene. E siccome mia madre non c'era, chiamo mia nonna che risponde all'operatrice americana, mio nonno di Trastevere, quindi c'è questa chiamata surreale fra l'operatrice americana e mio nonno, però nel sottofondo sentiva la mia voce, no? Quindi la telefonata è stata veramente surreale. Pronto? Ma chi sei? Dico, e tanto no, di yes, io da sotto disperato, di yes, che è bello, per lui non capiva, no? Sentiva sta voce, e lei accept to pay the call. Ma Claudio richiama che c'è un'interferenza. Dico, no, non è interferenza, devi dire yes, che devo dire? Poi su Corriere dello Sport ha visto che io ero campione del mondo junior, aveva vinto l'Orange Bowl. Ma bello, l'amore della nonna che intertornava, gli ha rotta la schiena. No, lui insomma non era tanto sportivo, cioè l'altro avversario di rompergli la schiena. Però insomma era il suo modo. E questa continuava, accept to pay the call, you got to... Quindi in inglese stretto. E lui la insultava perché gli impediva di parlare col nipote, no? Quindi diceva, ma attacca i mortacci, tu sto a parlare con mio nipote che sta in America. Insomma, non ci ha fatto parlare, no? Quindi, e poi c'è un seguito, perché quando sono tornato a Roma, dico, nonno, guarda, ho spiegato, che paghi te, devi dire yes, yes, che vuol dire sì in inglese. Lui si allenava, cioè, yes, yes. Poi chiaramente il giorno dopo chiamavo da Roma e dico, ciao nonno, sono Claudio, yes, yes. Adesso non serve. Insomma, storie comiche, perché i mezzi erano questi e bisognava arrangiarsi, e quindi dovevo fare queste storie qui per insegnare anche ai giovani che non era così facile. Ma quando una cosa non è facile, non so se è meglio o peggio, come era meglio che non fosse facile, perché ti dovevi ingegnare, il desiderio di una cosa ti rimane, ti ingegni, ti dai da fare quando non è facile da raggiungere. Quindi da viaggiare all'epoca ti piaceva proprio tanto il tennis, no? Perché dovevi superare difficoltà che non c'erano nulla a che vedere con dritto e rovescio, semplicemente andare nei vari paesi a trovarci, già trovare il circo certe volte era difficile. Quindi anche fa ridere, ma anche insegnamento penso per i giovani, che tenessero presente questo, che se per caso gli si scarica il telefono, hanno un cervello che funziona e possono arrivare lo stesso con più fatica all'obiettivo. Hai perfettamente ragione. Io dico, cioè, siamo a 13 minuti che chiacchieriamo, io vorrei avere uno spazio di 3 ore, perché veramente, però non voglio neanche togliervi il gusto di leggere il libro, che ricordo ancora, C'era una volta il, tra parentesi, mio tennis, regalo di Natale perfetto per chi ama il tennis, perché, ripeto, sicuramente la narrazione sarà all'altezza. Io non l'ho ancora letto, ma lo farò molto volentieri, ma è la quantità di cose interessanti, simpatiche e soprattutto aneddoti legati a tutti i grandi personaggi dello sport che amiamo, come dice giustamente Claudio, che è il tennis. Per introdurre il tema Sinner, mi ricordo che, perché adesso chiaramente si parla tanto di lui per questa ATP Finals, ricordo che c'è stato anche un aneddoto legato al fatto che lui, non so se era il primo torneo o una prima vittoria di un certo tipo a giovane età, ti ha scalzato praticamente, no? Tu eri quello che detenevi quel record, no? E quello è stato bello, perché ti ha ricoinvolto, ti hanno anche contattato per avere un'opinione di Sinner, no? Non mi ricordo qual era lo specifico il tuo record, ma era di precocità sicuramente. Sì, ho vinto il torneo di Bari nel 1987 ad aprile, quindi ho 19 anni e 8 mesi. Pensavo di portarmi questo record nella tomba, perché oggi come oggi è difficilissimo vincere prima di 20 anni un titolo ATP. E invece Sinner ha battuto questo record di 2 mesi e quindi è tornato di moda. Io per 34 anni ho avuto questo record. A Sofia, no? Era a Sofia il torneo. Però un record notevole, insomma, da portarsi dietro, è molto prestigioso. Lui mi ha fatto tornare famoso, gliel'ho detto, perché sono andato su Sky, sono andato su Arai, sono dappertutto, perché ha battuto il mio record. Comunque siamo gli unici due teenager nella storia del tennis italiano che ha vinto un torneo ATP. Comunque sono sempre quello che ha vinto, più giovane, ha vinto un torneo ATP sulla terra battuta, e comunque mi ha dato valore al mio risultato Sinner. Quindi l'ho detto, ti ringrazio, lui è simpatico, l'ho visto anche ieri, si ricorda di me, penso che mi vede con simpatia, perché si ricorda anche questa cosa, che per lui è un record così, tanto en passant, per me invece è uno dei due record che ho del tennis italiano. Adesso non ce l'ho più, però ce l'ho, diciamo, in condivisione con lui,
siamo gli unici due, adesso sarà dura che si aggiunga un terzo, insomma, e mi fa molto piacere stare vicino a Sinner su questa, che è una curiosità più che altro, però insomma non è stato battuto Cancellotti in finale, ho battuto Aaron Krikstein al primo turno, all'epoca credo che era più vicino a un 500 che a un 250 a Torino di Bari, è un torneo molto grosso, molto importante. Sì, in quell'epoca c'erano tanti tornei in Italia di valore, adesso comunque con la federazione, con il lavoro che ha fatto, ne sono ritornati anche di maggior valore, perché comunque portare le finals è qualcosa di clamoroso. Un altro aspetto che voglio dire, non soltanto per aver frequentato il circuito sia da under 18 e poi ovviamente da professionista, ha girato il mondo, ma una delle cose più importanti di Claudio è il fatto che ha potuto fare esperienza con giocatori di diverso tipo, di diverse culture, soprattutto l'esperienza giapponese è mitica, insomma, quella che hai avuto, hai aperto una strada lì in qualche modo, e è un mondo molto particolare, quando uno sportivo in Giappone diventa un po' famoso c'è un'attenzione che non ha senso, cioè è proprio fuori misura, ma anche di recente con Ruzuwari, e tra l'altro questo mi fa venire in mente che tu sei stato uno dei primi a raccontarci Sinner in quella partita quando lui si è qualificato agli US Open, tu eri lì a guardarla a New York e mi ricordo che contro Wawrinka poi perse in 4 set, però tu ne fosti veramente impressionato, no? Quando, non so se era la prima volta che vedevi Jannik, ma era sicuramente in uno dei tornei più importanti che lo vedevi per la prima volta, e ricordo che tu hai scritto sui social, su Facebook, quanto fossi impressionato da Jannik. Sì, era la prima volta che lo vedevo, lo sentivo parlare, ma io ho un amico di Viktor Golubic che giocavo contro di lui, un match durissimo, vinceva Viktor 5-2 al terzo, era quasi fuori dal torneo, sì, ma non mollava di un centimetro, ritornò, vinse al terzo 7-5, e la velocità con la quale la palla lasciava le sue corde, ho pensato bene, non mi ricordavo, proprio ho scavato nella memoria sia di dritto che di rovescio, uno così non l'avevo mai visto. E quindi l'ho scritto, ne ho sentito parlare benissimo anche da amici, da Sartori, che lo conosceva bene perché insomma è della zona di Seppi, e aveva forse 18 anni, e infatti poi diede filo da torcere a Wawrinka in quel torneo lì, fu già il suo primo US Open, e quindi sì, effettivamente io ascolto il tennis, no? Mi sento, cerco di chiudere gli occhi e sentire che rumore fa la palla sulle corde, questo mi capitò anche con Bolelli, no? Quindi io cerco di ascoltare quando devo, insomma, mi interessa vedere che livello è un giocatore, no? Perché cambia, se stai attento, se c'è orecchio, cambia il suono. Quando è più pieno vuol dire che sta palla... Ecco, allora, scusa, no, perché questa cosa per me, io quando sono stato l'anno scorso alla Lever Cup e ho avuto la fortuna di trovarmi nel campo di allenamento dove stavano arrivando Federer e Nadal prima di fare la partita del venerdì del ritiro di Federer, e io la stessa cosa, c'è un video come adesso, dico, il rumore di palla, sia dell'uno che dell'altro, che sono diversi, ti fa venire quel friccicore, no? Quel brivido. Ma mi racconti il rumore diverso, che sensazioni ti dava, ti dà di Federer, per esempio, con Sinner? Raccontami un po' i rumori di questa palla quando viene giocata da questi giocatori. Per me è una delle cose più affascinanti e che mi fa venire più i brividi, devo dire, raccontato soprattutto da uno che ci capisce tanto di tennis. Ma sì, adesso parlo da coach, la superficie di corde che colpisce la palla, più maggiore è, meglio c'è controllo e potenza. Quindi anche Nadal, che è quello chiaramente con più, che dà più revolutions, più giri di topspin di gran lunga, il secondo è Federer, alla palla, colpisce piatto, vedi la foto, no? Lui colpisce piatto, la palla la prende un po' sotto, no? Questo viene anche... Quando saltavamo la scuola, io andavo a giocare a biliardo, no? Quindi la palla a biliardo le prende sotto, non sopra, no? Perché sopra per farla girare in quel modo lì. Quindi viene anche dalla fisica, no? Questo discorso. Quindi il consiglio più inconsistente, più inutile e dannoso che uno può dare è, in inglese dice brush the ball, cioè accarezza la palla, no? Prendila sopra. Infatti tanti ragazzini, per non sbagliare, cercano di dare troppo spin, quindi attaccano la palla da sopra, sta palla gira poco e non c'ha forza, quindi se invece la prendi da sotto, lo spin lo dai quando la palla è già dentro le corde, chiaramente dipende quanta forza, quanta velocità di accelerazione hai,
Nadal ce l'ha ovviamente mostruosa, è il più forte su questo, e questo fa cambiare il suono, cioè un suono più pieno. E alcuni hanno questo suono pieno, ma mancano altre cose. Mi ricordo Mosè Navarra, era così, sentì Mosè Navarra, il colpo era impressionante, solo che Anche mancava questo bracciali, suono. no? Bracciali un po' di meno, Navarra era veramente impressionante, quindi Navarra aveva il potenziale da top 10 sicuramente, poi sono mancate altre cose. Quindi non è detto che Bolelli, la prima volta che l'ho visto, stessa cosa. E quindi siamo veramente su dettagli molto, molto fini, ma quando uno fa solo questo nella vita, insomma, riesce a cogliere. E quindi Rossini era stato facile cogliere, ma era ancora di più di Bolelli, ancora più di altri. Ci sono dei gradi in cui ti arriva questo messaggio qui. Poi ci sono tante altre cose, chiaramente, no? La capacità di giocare bene è molto importante, la parte fisica, eccetera, ma puramente sulla qualità del colpo, questo è un indicatore molto importante, il suono della palla, secondo me. E come ci commenti questi 2 mesi di Sinner? Perché è qualcosa che non si è mai visto. Tra l'altro, dopo la situazione anche di Coppa Davis, che anche quello, se tu vuoi dare, insomma, io diciamo forse sono stato tra i pochi o i primi a dire che non aveva senso montare quella polemica e soprattutto che lui non aveva mai rifiutato la Coppa Davis. Però un concetto che in molti hanno poi espresso, in molti no, alcuni qua su Tennis Mania, è il fatto che c'è chi è più attaccato magari al discorso dell'impegno con l'Italia, chi meno, ma anche perché nella storia è cambiato anche il concetto di Coppa Davis, visto come è diventata la Coppa Davis, ma non vuol dire che Jannik non ci tenga. Ecco, magari prima un parere su questo discorso per poi parlare degli ultimi 2 mesi di Jannik. Ma io l'ho vissuta con Bolelli, secondo me è stato sempre un falso problema, un problema di terminologia anche, no? Ha rifiutato la Coppa del Mondo, non ha rifiutato niente, il suo programma non prevedeva addirittura un professionista a fare il suo programma, e soprattutto nel tennis, molto semplicemente, questo ne ho parlato quando ero nel Council con Federer e Nadal, anche loro erano accusati di antipatriottismo se non andavano a fare l'incontro di Coppa Davis. Una volta Federer lo attaccarono perché non andò in Uzbekistan. E lui era preoccupato, adesso mi danno cattiva stampa. Dico: Roger, tu non sei, non è che rappresenti la Svizzera, tu sei la Svizzera, ti hanno fatto il francobollo, sei come il formaggio, orologi. E quindi Nadal, c'avevo davanti Federer e Nadal, non mi ero mai reso conto. Dico: Rafa, tu quando hai vinto 2000 volte Roland Garros, c'è l'inno nazionale, cioè Pennetta vinci finale a US Open, è partito l'aereo di Stato, pagato con i soldi delle tasse degli italiani. Anche una cosa carina di riconoscimento al tennis, il primo ministro è andato là, ma mica era Afer Cup, era un torneo. Vero. Quindi vuol dire che il tennista rappresenta il suo paese ogni volta che scende in campo. Questo con Bolelli, che ci fu un disastro comunicativo negli anni 2005, 6, 7, 8, con gli anni lì, io cercavo di spiegare, guarda, che noi quando c'era Bolelli agli ottavi a Wimbledon, a Roland Garros, insomma, rappresentanti istituzionali si mettevano nel box nostro. Come rappresentante dell'Italia, quindi tu rappresenti l'Italia sempre. Poi se capita la Coppa Davis, e ne parlavo con Volandri, che anche lui da giocatore l'ha vissuto questo problema qui, Sì. e quindi lo capisce benissimo, e quindi Volandri ha gestito benissimo questo discorso di Sinner. Chi attacca un tennista perché non risponde, perché non ha nel programma, gli cambia, manipola un po' le parole, cioè ha rifiutato, ha sputato sulla bandiera, è lui il vero traditore, perché fa un danno alla squadra, che magari quello come succede adesso con Sinner, la volta dopo è pronto per giocare e porta il suo apporto, ma quando Sinner vince il Canadian Open, ha vinto l'Italia, lui da tutti quanti abbiamo vinto, no, o vinci sempre o non vinci mai, o sei italiano sempre o non sei italiano mai, non puoi saltare, capito, fai il populista, ah, fai rifiutato, fai no, questo è un falso problema. Secondo me il vero traditore è chi dice che un giocatore attacca un giocatore italiano, quindi un patrimonio del tennis italiano, perché presumibilmente non ha risposto, non è andato a fare un incontro di Davis, però è il primo a saltare sul carro del vincitore quando questo invece fa un grande risultato. Berrettini in finale a Wimbledon, c'erano tutti, giustamente, perché si condivide come italiani questo grande. Però non mi viene a dire che quando il programma non gli combacia, questioni di superfici, questioni di infortuni, di stanchezza,
Sì, vieni attaccato così. Quindi è un falso problema, spero una volta per tutte risolto. Quindi si dà il diritto giustamente ai tennisti di andare a giocare la Coppa Davis o no. L'ideale sarebbe che tutti fossero sempre disponibili, ma se non è così, tutti rappresentano l'Italia in questo caso, tutte le volte che mettono il piede dentro al campo, questo è facilmente dimostrabile, e anche le stesse istituzioni sono prontissime a essere presenti quando si fa un grande risultato a livello individuale, si parla al plurale, abbiamo vinto, quasi abbiamo vinto, state zitto quando sei una volta in un programma così, quindi mi sembra un falso problema, è sempre stato un falso problema. All'epoca cercai di farlo capire, qualcuno è più veloce a capire le cose, qualcuno è un po' più lento, qualcuno ci mette 20 anni, però è importante che adesso una volta per tutte sia stato capito che questo è un falso problema. Tutti rappresentiamo l'Italia ogni volta che si va in campo, compresi i coach. Poi sarebbe bello, Andrea è bravissimo, è stato fatto secondo me un miglioramento enorme come scelta del capitano, questa è la mia opinione, e quindi con tutto il cuore spero che vada con Sinner, questa volta ce l'ha con Sinner, Sì. a fare dei risultati, a fare cose importanti a Malaga. Poi c'è il discorso del doppio, comunque Volandri è proprio bravo. Si capisce da quello che dici che sicuramente anche tu senti un po' quell'atmosfera particolare in questa giornata, che c'è questo match. Potrebbe essere addirittura il primo di 3 match nel giro di 2 settimane con Djokovic, perché c'è anche la Coppa Davis. Magari si potrebbero trovare poi dopo il round robin. Ma la vivi anche tu, la senti un po', perché prima di iniziare a registrare dicevi, ma non me la perdo mai la partita di stasera, no? Insomma. Guarda, io sono molto vicino al team di Djokovic perché, diciamo, la persona più carismatica del team si chiama Marco Panichi, è cresciuto con me, diciamo, io ho l'intuizione, è un ex atleta del salto in lungo, di portarlo nel tennis a alti livelli nel 99 con i miei giocatori, con la Smashnova, poi con Bolelli, poi con la Santangelo, poi con Sanguinetti. Quindi abbiamo lavorato insieme 20 anni, siamo cresciuti insieme. Io sono molto cresciuto perché è una persona eccezionale, studia sempre, sempre cresce. Io chiaramente ho condiviso con lui la parte tennistica, ma lui mi ha condiviso tantissime cose che mi ha fatto. Siamo cresciuti insieme, insomma, e il mio orgoglio è che lui sia adesso veramente un punto di riferimento non solo come preparatore fisico per Nole, e quindi sono molto legato al team di Nole, di Djokovic. Ieri sono stato a pranzo con loro, è stato molto bello. Sono molto amico di Goran, Ivanisevic anche. D'altro canto adoro Sinner, quindi è esaltante di tutta questa storia. Sono amico da tantissimo tempo, ci ho giocato anche contro con Darren Cahill. Penso che Simone Vagnozzi sia una persona, un coach eccezionale, molto intelligente. Non scordiamoci l'artefice del primo grande risultato semifinale a Roland Garros, cioè chinato 2018, quindi ha aperto un po' le Battendo porte Djokovic. partendo Djokovic, con un miglioramento del rovescio di cerchinato, che è il più grosso miglioramento, secondo me, di un colpo nella storia. E quindi Vagnozzi ha meriti enormi, anche molto intelligente. Sinner è stato bravo a crearsi questo team. Vagnozzi, Cahill, sicuramente poi sarà assistito al meglio la parte fisica, eccetera. E quindi sono un po' combattuto, però mi piace il tennis. E gli ultimi mesi hanno fatto vedere che più che il dualismo al momento, Djokovic-Alcaraz, sinceramente, il vero dualismo, non perché italiano, è Djokovic-Sinner. Quindi oggi sarà il massimo a livello mondiale da vedere come dualismo, come partita uno contro l'altro. Ed è una cosa meravigliosa. Infatti, starò là come ATP, sono invitato all'ATP. Ma devo dire anche grazie alla Federazione Italiana che mi sta trattando molto bene, c'è una bella atmosfera. Spero che ci sia delle buone cose per il futuro. Anche perché con l'ATP comunque sono veramente si viaggia a braccetto. Torino sarà una bella scelta. Torino è proprio un'atmosfera, è proprio il centro dell'Europa, non è solo una città Sì, italiana, è il sì. centro dell'Europa, città meravigliosa, molto vicino a Milano, quindi poi ne va sempre migliorando. Quindi mo molto bene, mo tutto molto bene. Claudio, siamo arrivati in conclusione purtroppo di questa chiacchierata. Io ricordo ancora una volta il libro appena uscito, non perdetelo, vi abbiamo dato proprio un assaggio, un piccolo antipasto. C'era una volta il mio tennis con la prefazione di Adriano Panatta. Andate in libreria, questo è un consiglio, non perché c'è lui, ve lo dico, io non l'ho ancora letto, lo vado a prendere anch'io, me lo leggo
consiglio di fare a voi la stessa cosa, perché Claudio è una persona speciale e ha tantissime cose da dire. Una piccola parte l'abbiamo raccontata oggi, io vorrei, sicuramente ritorneremo di nuovo a chiacchierare con Claudio, perché è una fonte inesauribile di cose belle da dire sul tennis. Ti ringrazio tanto, Claudio, e ci vediamo prima del match di stasera al Pala PTour, perché l'abbraccio te lo voglio dare fisicamente questa volta. Senz'altro, sono io che ringrazio te, Dario, sei veramente, le tue parole hanno un grande significato per me, ti abbraccio e quando vuoi sono felicissimo di condividere ancora tennis con voi. Grazie di cuore. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao a tutti. We'll be right back.